Fabian King, Gazzetta dello Sport. Luca, ben ritrovato su Radio Rossonera. Ciao, grazie. Luca, questa mattina ci siamo svegliati un po' spaventati col tuo articolo perché hai fatto il prezzo. Vogliamo capire se è giusto il prezzo, come quel programma di tanti anni fa per Teo Hernandez. Ha un prezzo Teo Hernandez o è incedibile secondo te? Il prezzo lo fa il mercato per definizione. No, diciamo che quello che ho scritto ovviamente è vero, ci mancherebbe, il Milan ritiene che sia un giocatore da 100 milioni, poi siamo a metà marzo, il mercato è lungo e di conseguenza non possiamo sapere se il Bayern chiamerà, che cosa chiederà, se una squadra di Premier chiamerà, che cosa offrirà, quindi insomma la strada è decisamente lunga. Però l'idea, visto che Teo ha giocato quella partita clamorosa, era di ribadire che è uno dei giocatori fondamentali del Milan, che è un giocatore per il Milan da 100 milioni e che è un giocatore che attira gli interessi delle grandi. Il Milan per tre giocatori che sono Leao, Teo e Mike Maignan evidentemente dovrà fare delle scelte, perché sono talmente forti che ci saranno degli interessi, delle telefonate da parte delle squadre straniere, le più forti, le 6-7 inglesi, le 3 spagnole, il Bayern, il Paris. Quindi insomma lì sarà questione di capire che cosa deciderà il Milan, ma certo non si può sperare che per nessuno dei tre arrivino proposte, insomma, sono talmente forti che qualcosa si muoverà sicuramente. Luca, domanda velocissima, la mia nel senso, doppia sfida con la Roma, non ci sono grandi favoriti direi all'orizzonte, anche se in realtà la classifica di Serie A dovrebbe parlare di un Milan che comunque è un mezzo passo avanti rispetto alla Roma, però la Roma non è quella che ha fatto due terzi di Serie A fino all'avvento di De Rossi. È così tanto in equilibrio? Beh, io penso che il Milan legittimamente un 55% lo abbia, perché ha un grande vantaggio in classifica, perché ha una rosa secondo me più forte, perché ha quasi sempre vinto o dominato gli scontri diretti, quest'anno 2-2, 2 anni fa 2-2, lo scorso anno 2 pareggi, 2 partite assolutamente folli nel loro svolgimento, come ricorderai bene, la prima pareggiata che ha fatto malissimo al Milan, che però il Milan aveva dominato per 85 minuti, quindi insomma è vero che con un allenatore diverso cambia tutto, però non possiamo dimenticare che il Milan in tutte le rilevazioni è stato superiore alla Roma, però è la partita assolutamente. Luca, a proposito di allenatore diverso, basta secondo te la vittoria dell'Europa League per non invece far cambiare l'allenatore al Milan, cioè per confermare Pioli? Non lo so, però quella è la strada, sicuramente quella è la strada di Ibrahimovic, non va dimenticata in Arabia che cosa deve fare Pioli per tenersi il Milan, continuare così. Pioli sta continuando così, sta migliorando, onestamente è troppo in divenire la situazione Milan per poter dare delle certezze adesso, anche perché poi in finale di Europa League che cosa succede? Puoi vincere, puoi perdere, puoi giocare contro il Liverpool, puoi giocare contro lo Sporting Lisbona, insomma cambia tutto e soprattutto non sappiamo quanto pesa Zlatan Ibrahimovic nell'equazione, chiaramente un uomo di grande fiducia da parte della proprietà, però non possiamo sapere come prenderanno le decisioni a casa Milan nei prossimi 3 mesi, quindi è serio dire che le possibilità di Pioli sarebbero assolutamente in aumento, che Pioli ha delle possibilità, però tracciare una linea secondo me non sarebbe serio in questo momento. Luca, non è precisa quantomeno, ecco, poi chiaramente è quella l'indicazione, finale di Europa League cambia molto rispetto all'eliminazione dei quarti, questo è evidente. Luca, una settimana fa e un giorno, nel senso martedì scorso, eravamo esattamente in diretta in questo momento con la Guardia di Finanza che arrivava a casa Milan. Una settimana dopo, che idea ti sei fatto della vicenda? Che voglio capire che cosa c'è di altro rispetto a quello che è emerso, nel senso che voi sapete bene che quello che è emerso è legato a una grande incognita che è la natura della Federcalcio in questa situazione, quindi per riassumere e semplificare per chi non ha seguito, perché si possa procedere è necessario, o meglio, gli inquirenti ritengono che la FIGC nell'esercizio di queste funzioni sia un organismo di diritto pubblico, cosa che molti, di cui molti dubitano, e secondo me si arriverà a dover sciogliere questo nodo, è un organismo pubblico o privato. In quel caso chiaramente la vicenda prende 2 direzioni differenti e poi c'è chi
chiaramente la possibilità che provando con le perquisizioni, analizzando file, analizzando computer, analizzando chat, si possa avere un quadro più completo, però questo lo sanno soltanto polizia e cavalieri, e anzi al momento non lo sanno nemmeno loro, perché è un'attività che richiederà settimane. Di conseguenza, da quel punto di vista dobbiamo prenderci un attimo una pausa, però al momento credo che siamo, se no, non può essere soltanto quello che, la parola fine non può essere se scritta qui, perché chiaramente c'è troppo poco, per quello che conosciamo, di questa vicenda per poter dire che avrà uno sviluppo. C'è questo nodo più difficile da risolvere e c'è da capire se ci sono altri reati, altre fattispecie. Diciamo che da non tecnico di queste questioni mi sembra questo il punto. Luca, prima di salutarti ti chiedo un nome tra Okafor, Chukwueze e ci butto dentro anche Musa, che ultimamente è entrato bene. Secondo te tra questi tre chi può essere più degli altri l'uomo in più per questo finale di stagione? Se devo scegliere, Okafor mi sembra quello più centrato, al di là del gol di ieri mi sembra quello che abbia più margine. Musa ha tanta concorrenza, non che Okafor non ce l'abbia, però gli attaccanti hanno sempre delle possibilità, di conseguenza se devo scegliere uno dei tre io vado con lui. Va bene Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e a presto su Radio Rossonera. Anche a te, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Luca.